sapere come fare la pizza rotonda come in pizzeria. Ringrazio Marco Sardella per la ricetta e iniziamo. Gli ingredienti sono mezzo chilo di farina, 30 g di crisito, 350 g di acqua di frigo, 10 g di olio, 10 g di sale, 10 g di zucchero e una bustina di lievito per pizza. Like, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati. Aggiungiamo il lievito secco, lo zucchero e il crescito. Aggiungiamo poco più di metà acqua e l'olio. E diamo una girata. Potete utilizzare anche una planetaria. Io inizio con un cucchiaio e poi andrò a finire con le mani. Aggiungiamo il sale e la ristorante acqua. Una volta compattato l'impasto, lo mettiamo in una ciotola chiusa che andrà nel frigo. Ogni 15 minuti per 4 volte lo tireremo fuori per fare 4 pieghe. Dopo aver fatto le 4 pieghe per 15 minuti, dopo aver fatto il nostro impasto 4 pieghe ogni 15 minuti per 4 volte, mettiamo il nostro impasto a riposare per la notte. Mi raccomando, like, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere aggiornati. Il nostro impasto è riposato tutta la notte. Adesso lo tiriamo fuori e ci facciamo 4 pieghe. Adesso lo lasciamo riposare a temperatura ambiente coperto da un canovaccio per 3 ore. Eccoci qua, adesso andremo a dividere l'impasto in 3 o 4 palline, li faremo a ogni pallina 4 pieghe. Le facciamo riposare coperte da un canovaccio a temperatura ambiente per almeno 6 ore. Like, iscrivetevi e attivate la campanella per rimanere aggiornati. Mentre mio padre si fa un bel aperitivo, noi ritorniamo alle nostre pizze e oggi andremo a fare 3 pizze diverse. Una alla margherita, una alla bufala e una con la salsiccia. Iniziamo a aprirla. Voi a casa potete utilizzare questo metodo come in pizzeria, che funziona, oppure quello volante, che però è meglio che io non lo faccio, sennò evitiamo. Bene, la prima pizza sarà una margherita. Mi raccomando, mettete poco sugo. Il forno deve essere a temperatura massima, nel mio caso io ce l'ho a 280. Se voi ce l'avete, avete quello casalingo che va fino a 220, lasciatelo a 220. In più la pizza deve andare nel ripiano più basso. Origano, mozzarella, tiro d'olio
mettiamo la nostra splendida margherita con due belle foglie di basilico. E voilà! Ecco qui la pizza alla salsiccia. Purtroppo quella alla bufala appena uscita è sparita, quindi vi farò vedere questa pizza, che dall'aspetto sembra buonissima. Quindi iscrivetevi e attivate la campanella. Ciao, alla prossima ricetta!